per parlare d'estate. L'amministrazione, il nostro sindaco è assente per motivi familiari e il vice sindaco so che ha fatto già un'intervista per il suo assessorato al turismo e allo spettacolo. Questa è la mia voce a nome dell'amministrazione per divulgare nel nostro territorio un momento estivo. La nostra città vive un'estate bellissima perché è collaborata, è vissuta fortunatamente da associazioni che hanno fortemente voluto in sinergia con il nostro comune, con la nostra amministrazione, far vivere tutti la città e vestirla a festa. Vice Sindaco Sbano, un Ferragosto da mare a quanto pare, organizzato alla grande, bene, con tanti intrattenimenti, spettacoli che Paola ancora non ha mai visto e che probabilmente anche la costa tirrenica non ha ancora visto. Abbiamo visto, abbiamo chiesto ai protagonisti, sono tutti entusiasti, cos'è che prevedete per il rilancio appunto del settore turistico che a Paola quest'anno è un po' vessato da questo clima malandrino? Beh, quest'anno come l'anno scorso, abbiamo faticato un po' a comporre un programma estivo per la situazione economica dell'ente, ma comunque siamo in una fase di ripartenza. Devo ringraziare tutte le associazioni, tutti gli imprenditori che hanno deciso di investire su Paola e che grazie alla sinergia fra comune, e operatori turistici, e rappresentanti dei lidi, commercianti, e amministrazione comunale siamo riusciti tutti quanti a creare un programma abbastanza articolato e ricco di manifestazioni che sicuramente attireranno nella nostra città migliaia di visitatori. Volevo ringraziare soprattutto il settore tecnico manutentivo per l'immenso lavoro che svolgerà durante la stagione estiva e nonostante non riusciamo a garantirgli ore di straordinario, ripeto, per il fatto che il comune non naviga in acque floride, quindi sono veramente contento che si sono resi disponibili e, per amore della città e per amore verso l'amministrazione comunale, con grandi sacrifici hanno deciso di portare a termine un programma estivo che sicuramente li impegnerà tantissimo. Chiaramente il programma estivo è molto articolato, l'evento che oggi presentiamo verrà svolto nella giornata del 14 e 15 agosto, sono due giorni ricchi di manifestazioni, sicuramente abbiamo puntato molto sui giovani, ma nel programma estivo non mancano attività culturali, quale il teatro, presentazioni di libri. E inoltre ci tengo a ringraziare con tutto il cuore tutte le associazioni di Paola che stanno organizzando il carnevale estivo, che sicuramente come ogni anno porterà un mare di gente nella nostra città. Per tutto il resto ci auguriamo che ora il clima si mantenga sereno e che il mare possa offrire ai nostri turisti un po' di relax e un po' di vacanza, grazie. Il nostro Ferragosto inizia alle 14 pomeriggio con il cantante, poi avremo la sfilata. Che tipo di emozioni intendete suscitare con questa iniziativa? Intanto divertimento, tante emozioni, perché comunque inizieremo il 14, quindi il nostro Ferragosto inizia il 14 pomeriggio con musica e spettacolo. Poi il 15 avremo in tutti i lidi di Paola, praticamente il flyboard, insomma questa attività sportiva che adesso è proprio di moda, insomma questo saltare in acqua con questi pattini, e avremo musica, balli, fitness, insomma sono due giorni di musica, divertimento, sport ed emozioni, perché comunque avremo anche la sera questo flyboard nel mare, al buio con i fuochi d'artifici, quindi vedremo queste persone volare dall'acqua nel cielo come se fossero delle meteore praticamente, insomma emozioni belle, un Ferragosto, il programma è Vivi il Ferragosto, Ferragosto da vivere a Paola, ripeto, due giorni di emozioni e tanto divertimento. Grazie a queste sinergie, se queste sinergie continueranno ad essere presenti, se la città dimostrerà questo senso di coesione che
che stai dimostrando in questo cammino che stiamo vivendo in questa nostra estate, vuol dire che la città è sensibile, che l'amministrazione è collegata con lei, con ogni cittadino, e nel bene e nel male, insomma, l'amministrazione segue e vive queste emozioni insieme. Che cos'è che avete predisposto e cos'è che proporrete alle persone? Allora, noi cerchiamo sempre di proporre qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare e che possa comunque attirare l'attenzione del pubblico, soprattutto poi in una data come quella del 15 di agosto, che è abbastanza particolare. Quindi, insomma, cerchiamo di divertirci e di far divertire. Siamo in compagnia di Giorgia, che indossa i Kangoo Jumps. Ci vuoi spiegare cosa sono e cosa sei in grado di fare tu con queste calzature? Allora, sono delle scarpe speciali che ci aiutano ad un allenamento con la tecnica del rimbalzo, quindi sono ottime per chi ha problemi alle articolazioni, alla colonna vertebrale. È un allenamento tonificante e dimagrante ed adatto a tutte le età e soprattutto è divertente, quindi si possono fare delle coreografie bellissime dai passi base a quelle più difficili. È divertente, quindi vi aspetto per provare perché ci divertiremo tanto. Abbiamo visto anche i Kangoo Jumps, invece lei propone lo Zumba, che ormai è una danza, possiamo chiamarla così, è una bella più attività. Che una danza, più che una danza, si parla più di fitness. C'è un modo, negli ultimi anni sta spopolando nelle palestre, nelle spiagge, è un modo di fare fitness divertendosi. Avrete modo di poter partecipare oppure semplicemente curiosare nella giornata del 15 agosto nei vari lidi dove ci sposteremo. Vi aspetto, grazie. Che tipo di scaletta bisogna preparare per una manifestazione che dura così tanto? Guarda, allora, per quanto riguarda la scaletta ci manteniamo sempre sul commerciale e cerchiamo di coinvolgere più gente possibile. Quindi comunque attireremo parecchi giovani, inizieremo già dalla mattina a girare per i lidi facendo pubblicità e cercando di, giustamente, di coinvolgere più gente possibile, portando molti giovani a questo grosso evento. L'Associazione Italiana Servizi, che ancora una volta con Paola instaura una sinergia virtuosa, perché coinvolge, perché riesce a portare un fenomeno che in condizioni normali sarebbe naturale, però possiamo parlare di condizioni eccezionali, perché Paola non naviga nell'oro, eppure vivrà un Ferragosto all'altezza del 2014. Sì, praticamente noi per Paola abbiamo Paola nel cuore, amiamo la città di San Francesco e in effetti vogliamo portare sempre novità e iniziative che possano far divertire e rilanciare questo territorio. Ringrazio tutta l'amministrazione comunale per l'appoggio e per chiaramente la disponibilità che ci ha dato, ma ringrazio soprattutto tutti i commercianti, tutti i gestori dei lidi che hanno voluto collaborare con noi in questa iniziativa, perché solo grazie a loro, che anche con il piccolo contributo che ci hanno dato, abbiamo potuto realizzare tutto l'evento così come verrà articolato. Sarà una giornata intensissima, piena di allegria e di iniziativa. Voglio inoltre ricordare a tutti i cittadini che hanno collaborato con noi appunto per la realizzazione dell'evento a livello proprio economico, con il loro piccolo contributo, noi daremo a tutti quanti un attestato di riconoscimento proprio per la collaborazione. E quindi chiediamo anche a tutti, diciamo, i cittadini di fare attenzione, perché questo vuol dire che queste persone sono sensibili, amano la città di Paola e vogliono rilanciarla e vogliono sì che sia una città allegra, piena di entusiasmo, di energia e di vitalità. È coinvolgente per tutti. Quindi laddove i cittadini dovessero entrare in un negozio, in un'attività e troveranno questo attestato, potranno essere certi che quel commerciante ha partecipato a spese sue ad un Ferragosto che però è per tutti. Esatto, tutti i cittadini dovranno cercare questo attestato che noi abbiamo rilasciato a tutti i commercianti, perché vuol dire che sono state persone veramente sensibili e che ci hanno appunto contribuito a realizzare questa iniziativa. Grazie.